benvenuti al sesto giorno dell'ottava edizione della Orta 10 in 10. Oggi abbiamo un tempo ottimo per correre e avremo ben quattro festeggiati. Allora vorrei qui quattro festeggiati. Mettetevi a posto ragazzi, un attimo di attenzione. Come gracchia sto microfono. Allora, mettetevi in ordine che si parte. Ragazzi, giratevi di qua un attimo. Stai io. Uno, due, dov'è Gigi? Gigi, vieni qua. Gigi Vita. Vieni Gigi. Allora, giratevi di lì verso lui che fa... Allora, oggi alle 4 meno un quarto faremo quattro feste, per cui alle 4 feste. Allora il primo sarà qui Gigi, vieni qua, girati di qua, Ferdi. Allora Gigi farà 200 maratone, un applauso . Poi abbiamo la Rosetta che oggi farà 49 anni di matrimonio con suo Salvatore. Complimenti. Poi abbiamo, non si dice l'età, abbiamo il compleanno della nostra Sara. E da ultimo abbiamo qua il nostro Carl Herber che festeggia una cosa strana, perché lui festeggia la centesima volta che corre con questa maglia. Girati, vedete, Olsen. Lui ha avuto ha avuto questa passione per una giocatrice del calcio femminile. E abbiamo Open the Flag, ha portato anche la sua famosa bandiera. Allora adesso vi spiego cos'è questa bandiera che lui porta sempre, e tutti mi chiedono perché porta la bandiera Cal. Allora questa è la bandiera della sua città, del calcio femminile, e il calcio femminile rappresenta tanto per lui perché ha avuto questo innamoramento per questa ragazza che aveva questa bella maglia, e lei era norvegese, per cui è tutta spiegata la bandiera in questa storia, e anche la maglia, era il portiere di questa squadra, e oggi è la centesima volta che corre con questa maglia qui. Spero che si sia lavata, adesso è chiaro, adesso è tutto chiaro, bene, allora, vi spiego un po' anche cosa faremo oggi come gite. Ieri siamo stati ad Ascona, in Svizzera, prima volta che facciamo una gita in Svizzera, è andata benissimo, e saranno quattro giorni dedicati al Lago Maggiore, perché ieri abbiamo fatto la parte nord dalla Svizzera fino a Cannero. Oggi faremo la parte sud, partiamo alle 18, andremo ad Arona, e andremo ad Angera, prenderemo la barca, poi andiamo ad Arona, e poi ad Arona faremo la passeggiata per fare lo shopping per le signore, il posto più vivo del Lago Maggiore, Arona, a sud. E dopodiché andremo a mangiare a San Carlone, il colosso, la statua di San Carlone è alta 33 metri, la seconda statua dopo la statua della libertà nel mondo, è veramente una cosa da vedere, ed è sulle alture di sopra Roma. Poi mangeremo proprio nel ristorante sopra San Carlo, per cui chi vuole venire me lo dica, alle 18 facciamo questa bella gita. Poi sempre per il Lago Maggiore, domani andremo a vedere la parte centrale del lago, cioè le isole Boromee, Stresa, e andremo a mangiare all'isola Pescatore. Prima facciamo la gita attorno all'isola Bella e poi andiamo a mangiare all'isola Pescatore. Per finire, l'ultima gita sarà quella sopra il Mottarone, quella mitica. Da lì si vede tutto il Lago Maggiore, gli altri 8 laghi, tra cui anche il nostro bel Lago d'Orta. E questa la faremo sabato. Mentre domenica, come vi dicevo, c'è il party finale, qui sempre da noi. Partendo dalle 8 di sera avremo l'animazione brasiliana e cubana, venite, avremo il nostro Super Ferdinando che farà 20 kg di piccagna, per chi piace la piccagna, e tanti altri menù e tante feste per stare insieme. E poi l'ultimo giorno ci lasceremo, che sarà stata questa. Bene, se i nostri giudici
Vorrei qui però una persona andare via oggi, vediamo se c'è, il presidente del Castellammare, perché noi siamo ospiti qua, vediamo un po' se viene qua. Presidente, anche il vicepresidente, dai, salva, vieni fuori. Allora, vai presidente, no? Eccoli qua. Allora, per tanti anni io sono stato con loro nel Castellania, che è la squadra fino qui di Gozzano. Purtroppo adesso sono diventato presidente, come sapete, del Club Super Mario, sono diventato fila, ho dovuto abbandonarli. È la squadra di punta qui di Gozzano. Quanti soci siete? Siamo 160 adesso. 160 per una cittadina di 5.000 persone, tanta roba. La società di fila siamo in ottantina. Quanti maratoneti? Ho fatto anche il passatore. Allora, loro hanno la tradizione di correre tutti insieme la maratona di Venezia, cioè la loro punta qui è per... Però ogni tanto ci vengono anche a trovare. Per cui se oggi magari tu dai via, dai via tu. Tu dai, uno dei due deve dare. Dovete fare un conto alla rovescia. Ma quando io adesso salgo in macchina perché facciamo le riprese, quando suono il clacson fai 10, 9, 8 e fai il conto alla rovescia. Poi è un onore avervi qua, è bello quello da Gozzano, dai. Sì, dai. Allora, mettiti lì, adesso vediamo. Dai, no, lui. Agnello. Andiamo, lasciamo qui. No, devo andare a lavorare. Te lo dico io.
tutti, benvenuti alla sesta giornata delle Orte 10 in 10. Oggi abbiamo ben quattro festeggiamenti, four celebration. La prima al grande Gigi Vita, il nostro compagno di tante corse, a cui va il 200. Grande applauso. Ti piace correre sull'orta? No, orta bellissimo, una cosa ci tenevo. Bravo Gigi! Respiro forte. Comunque qui con noi da tanti anni ed è bello averlo qui. Ecco, poi andiamo a festeggiare una cosa strana ma bellissima, un grande amore. A big love, yes? Yes, a big love, che okay. 100 marathon love, yes, it's now 100, and yeah, my message to you, to the group Super Marathon Italia, is yes, don't change, and it's a song of Bruno Mars, because you are amazing, just the way you are. Allora, ve la racconto io questo grande amore. Queste sono 100 maratone corse con questa maglia, Olsen 33, è la maglia di il portiere femminile di questa squadra femminile del suo paese, this is the flag, eccolo qua, allora siccome lui piaceva molto questa ragazza che faceva il portiere, ha corso 100 maratone con questa maglia, e infatti è molto particolare, e la torta lo ricorda, per cui 100 complimenti. Bravo, e poi Carlo, il nostro socio, no? socio dell'austriaco. Poi abbiamo qui la nostra Sara, che oggi fa ben 63 anni sull'orto. 36 o 63? Cioè, dici qualcosa, ti piace stare qui? Sì, moltissimo. Qual è la cosa che ti piace di più, a parte il lago? Tutti voi. In particolare Paolo, che è bravissimo a organizzare. Grazie. Ogni cosa. E anche il cantante, doveva fare un bel tanti auguri. Dov'è il cantante? Andato via. Mi sceso del padre. Intona un tanti auguri a te. Grazie Paolo, che è bravissimo. Vieni qua, dai, intona tu che sei intonato. È bravissimo. A cappella. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te, tanti auguri a Sara, tanti auguri a te. E poi veniamo ai nostri coniugi che ogni anno festeggiano qui. L'anno scorso eravamo a Cannero, ti ricordate, la torta da Cannero. Oggi siamo qui e quanti sono? 49. Chi dei due sopporta di più? Tutti e due. Per cui un bel match, complimenti ad essere arrivati a 49 anni. Grande applauso a Sara e Rosetta. Un bacio, dai, un bacio. E che la festa continui, domani altri due internazionali, perché sarà un'australiana e un francese, per cui appuntamento a domani con la Orta di Cinque.